Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Tono Kid Kid Parla. Oggi siamo tornati con Formula 1 2023, pronti per scendere in pista. Siamo a Baku in Azerbaijan ed è la prima sprint race della stagione, signori, perciò andiamo a farci questi 6 giri di sprint e poi preghiamo che non venga a piovere durante la gara, perché sono 18 giri e il tempo è un po' incerto, però andiamo a vedere come sono andate le qualifiche. E se non ricordo male, da regolamento le qualifiche definiscono una griglia di partenza sia della sprint che della gara vera e propria. Quindi sostanzialmente la sprint non ti fa guadagnare o perdere posizioni in griglia per la gara della domenica. Quindi ci sono solo punti in palio, punti che insomma possiamo anche cercare di accaparrarci, di aggredire, perché non male. L'assetto non lo sento molto, cioè non calza a pennello sulla nostra Jordan, però diciamo che siamo andati abbastanza forti e possiamo insomma fare un altro gran premio interessante, però vediamo un po' come sono andate le qualifiche. Benvenuti appunto alla sprint di oggi, per quello che si prospetta un fantastico fine settimana. Dopo andiamo a vedere la griglia. Diamo un'occhiata alla griglia della gara sprint di oggi. Max Verstappen ha fatto davanti, un gran giro ieri. Giustamente le Red Bull. Appena davanti a Sergio Perez, che partirà secondo. E ora vediamo il resto della griglia. Russell, Hamilton, Leclerc, Fernando Alonso. Il ragazzo d'oro. Ebbene Norris, sì, signori, siamo Sainz, lì settimi. Gasly, Albon. Quindi teoricamente in zona punti. Stroll. Riusciamo a qualificarci per il Q3 anche in questo Oscar weekend. Piastri, e vabbè, il nostro Besti, compagno, giustamente. Piastri, è anche ultimo, però. Attenzione. Sono quasi completati. Scendiamo di tanto, in pista, anche 6-10. Pronti? E che fine settimana dedicato al Gran Premio sarebbe mai senza l'inimitabile Davide Valsecchi a mio fianco? Ma guarda, l'inimitabile ne faremo anche a meno ogni tanto, però. Al di là di ciò, sprint race, signori, ci danno addirittura un giro in più di benzina. Io farei to' 1.07 in più, nel senso, teniamola d'occhio, però neanche mettere un giro in più mi sembra un po' eccessivo. Comunque, 6 giri secchi con gomma soft e c'è poco da fare strategie. Bisogna solo spingere, signori. Quindi pronti. Siamo pronti, il giro di formazione. Ovviamente la scelta delle gomme credo che sia. E invece no, attenzione. Attenzione, un'altra novità di quest'anno: durante la sprint non usano tutti la soft. Davanti a noi Verstappen, Hamilton e Leclerc. Dietro Sainz, Zhou, Bottas, che è il nostro rivale in teoria, Hülkenberg e Magnussen. Anche questa qua è una cosa interessante. Bisogna vedere un po' come funzioneranno le gomme, sia in questa sprint che anche in gara. Però questa sprint ci può dare già un'idea in previsione proprio della gara, considerando il fatto che dovremmo avere delle gomme soft per la gara. Non lo so, andiamo un po' a tentoni, però pronti, signori. Buona la partenza. Bloccaggi davanti, bloccaggi anche per noi, per noi. Centrare Hamilton. Andiamo a coprire l'interno su Leclerc, che tira la staccatona. Ma noi la tiriamo più forte di lui. Bisogna stare attenti in trazione, perché questo circuito è abbastanza infame. Non è molto semplice trazionare a Baku. Mannaggia, però se sbagliamo anche in frenata è un problema. Mamma mia, che brutta. Buona partenza, poi un brutto proseguo di primo giro. Hamilton che solleva, non si sa, polvere bianca.
Cerchiamo di stare vicini però, perché siamo già fuori dal DRS. Questo non va bene. La salviamo in extremis. Mamma mia, erroraccio. E qua ci tocca usare un po' di airs per non essere attaccati. Siamo attaccati comunque dalle Leclerc, quindi tanto vale farci superare e poi provare a tirare. Tiragli la staccata. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Mamma mia, le lotte. Mamma mia, le lotte con Leclerc. Ok, abbiamo allungato un pochino davanti, c'è un po' di bagarre, buon per noi. Questo non è buono. Fare queste cose non è buono. Oh, la perdiamo quasi. Mamma mia. Problemi, grossi problemi. L'avevo detto già dalle prove libere e dalla qualifica. Grossi problemi con questo assetto. Proviamo ad alzare il bilanciamento dei freni, perché effettivamente ci sta partendo il posteriore in frenata. Siamo stati un po' troppo aggressivi con il bilanciamento del freno. Sotto, appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Per questo motivo che ho deciso di stare dietro a Leclerc, perché sì, cerchiamo di stare dietro di lui, visto che davanti sì, li stavamo prendendo, ma con quali rischi. Per la nostra Jordan, attenzione ad Alonso che risciucchia tutta la scia. Madonna, male male questo assetto per le gomme posteriori. Rimbalza anche il nostro volante, non so perché. Occhio adesso bagarre, siamo in tre, c'è anche Sainz. Merda. Mi chiude la Eva, fanculo Alonso. La porta in faccia Alonso e noi la chiudiamo a Sainz allora. Oh, bloccaggio clamoroso. Non ha problemi. Oh, ah beh, la scollaretto ne ha rotto, è un po' problematica la situazione nello stretto, nel settore lento. Danni, 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 non facile per me questa sprint. Abbiamo perso di RS anche su Alonso. Non bene. Veniamo sverniciati ad ogni giro da qualcuno. Però qua di arresto ce l'abbiamo. Ce lo siamo ripresi all'ultimo. Mamma mia. Ok, quello non è un cordolo ma un dosso. Abbiamo qualche problema di trazione.
come posteriori completamente distrutte. Per altri due giri. Ah, madonna. Ci fermiamo praticamente in mezzo alla curva. Mamma mia, che fatica a guidarla oggi la nostra Jordan. Mamma mia. Oh, mi sono distratto. Mi sono distratto. Stavo cercando di capire. Proviamo ad alzare il bilanciamento. Oh, arriva Sainz di prepotenza, di velocità. Eh no, blocca. Vabbè, cos'è però? Pazzesco. No, non va bene. 60 direi un po' troppo. Mamma mia, quanti problemi questa Jordan oggi. Ci stanno sverniciando male, molto male. Ok, hai perso una posizione, ma restiamo concentrati. Ho troppa cattiveria su Albon. Non frena più però sta macchina. Parliamone. Ops, abbiamo messo al muro Sainz. Ci resta abbastanza carburante per un solo Sainz, giro. Certo, Stroll. Ops, scusa Lance. Cioè non che tu ci stia tanto simpatico, però non prevedono di far uscire la chiedo scusa a Stroll ancora. Chiedo scusa a Stroll, ma non era voluto. Mi ha tirato la staccata e niente, è andata così. Mamma mia, che disastro. Mamma mia, che disastro. Niente, qua adesso spalancherà anche Albon. Ma sta dietro? No, si sposta, ruota ruota. Niente, per un millimetro siamo dietro ad Albon. Ok, prendi la gomma e porta. Mamma mia, signori. Scaliamo dalla settima all'undicesima posizione. Orribile questo Gran Premio. Grossi problemi per la nostra Jordan. Mamma mia. È stato un incubo guidarla. Non sembrava così male durante le prove libere, le qualifiche, ma... Guardiamo insieme la classifica piloti aggiornata. Tra l'altro solo i primi 8 prendono punti. Ha ridotto il distacco tra il primo posto e il resto dei piloti. Bene, questo conclude la gara sprint. Rimane solo l'evento principale. E ora sì. Attendiamo con ansia la gara. Domani sì, commenteremo sì. Il Gran Premio in diretta. Scusa, Stroll, non volevo. Ti aspettiamo. Ho finito ultimo, Stroll ritirato, giusto? Scusa, Stroll, vai più in giro. È andata così. Dobbiamo, insomma, fare quel piccoli cambiamenti che possiamo fare, perché giustamente c'è la regola del parco chiuso, quindi non possiamo cambiare assetto per la gara della domenica, ma con l'incognita anche della pioggia, quindi la situazione si fa ancora più difficile, o magari il nostro assetto è adatto per la pioggia, non lo so. Fatto sta che andiamo subito a si parte proprio sulla pioggia. Mi sa che in questo caso è proprio il momento giusto per dire che piove sul bagnato. Male nella sprint e le premesse per la gara non sono per niente buone. Allora, gomme posteriori completamente distrutte. Penso anche dalla frenata, che era particolarmente rivolta verso il posteriore, ma avete visto che appena ho alzato il bilanciamento della frenata abbiamo iniziato a bloccare, dare ai bloccaggi in ogni dove, in ogni curva. Non so onestamente tutta questa difficoltà da cosa sia data, se solo dall'assetto, boh.
assetto ovviamente scarico per favorire la velocità e piove, niente. Insomma ci si diverte oggi, velocità andiamo avanti. La griglia non l'ho schippata, ma oppure può farsi. Sì. Andiamo a vederla adesso la griglia. Cioè mi state dicendo che una gomma intermedia non dura 18 giri? Minchia. Allora facciamo questa, ma modificala perché secondo me se riusciamo a tirarla almeno un paio di giri in più. Siamo 11.7. Perché se poi smette di piovere, vediamo. Comunque ci danno un giro in più, facciamo 0.8 in più. E niente signori, che dire. Proviamoci, sarà molto dura, sarà... Okay, sarà un disastro secondo me. E devo dire che il meteo oggi non è dei migliori. Ah no, noi partiamo undicesimi, ma non era cambiato il format della sprint? Ogni pilota cerca, no, non l'hanno aggiornata questa cosa? Dato che queste condizioni richiederanno. Che per carità, nella realtà quest'anno stanno facendo diversi test per quanto riguarda i weekend con sprint race, che saranno 6 tra l'altro. Però io mi ricordo che non qualifica per la gara, la sprint, invece è così. Quindi partiremo undicesimi, signori. Oltre al danno, la beffa e oltre alla pioggia anche. Giusto per aggiungere qualche altro disastro a questo weekend. Sarà un weekend disastroso, già lo so. Prima volta che corro sul bagnato su questo Formula 1 2023, quindi aspettatevi di tutto. Aspettatevi soprattutto dei tagli. E via, pronti? Buon Stroll là in fondo per colpa nostra. Spiazzi. Attenzione, partenza perfetta. Pensavo di aver fatto una jump start. Essere partito in anticipo invece. Mamma mia, tempo di reazione. Oh, poggiamoci piano. Collisione con Norris, lo so, ma date pazienza. Sì, ma Norris però. E allora noi ci inseriamo su Norris di cattiveria. Mamma mia. Proviamoci signori, proviamoci. Ho bagnato prima volta, ma le sensazioni al momento sono anche abbastanza buone, devo ammetterlo. Oh, occhio ai muri però. Piano. Ok, adesso concentriamoci per il resto della gara. Ok, forse non dico che sia più semplice adattarsi alla pioggia questo nuovo capitolo, ma ok, sono abbastanza tutto tirato qua per tenere in pista la nostra auto, però forse non è così male come pensavo. Attenzione qua davanti, Russell su Alonso mentre noi facciamo segnare il giro più veloce, bagarre tra i due. Proviamo da... vaffanculo Alonso! Pazzesco! Ma che avvertimento, collisione! Ma ci ha buttato fuori Alonso! Comunque le gomme posteriori vengono distrutte con questo assetto. Abbiamo capito che è colpa del nostro assetto.
Mamma mia. E niente, non ce ne va bene una in questo weekend a Baku. Merda. Mamma mia che fatica per stare in pista con la nostra Jordan oggi. E non sta neanche andando malissimo sul bagnato, perché abbiamo fatto segnare anche il giro veloce, ma poi quel contatto con Alonso che è andato dritto alla curva praticamente. Madonna, il muretto si è vicino. Sudando, letteralmente sudando, e non è solo per il caldo. Sainz adesso su Alonso in evidente difficoltà. Abbiamo un distacco dalla vettura davanti di 2,2 secondi. Però non vuole... Ma vaffanculo. Mollare la sua posizione e non la molla Alonso. Rimane davanti a Sainz, questa bagarre ovviamente ci avvantaggia. Oh, piano. Però se continuiamo a fare questi piccoli errori non li riprenderemo mai. No, ma le gomme dietro letteralmente distrutte. Che cazzo di assetto ho fatto? Io non lo so. E vaffanculo, ci mancava anche l'alettone. E niente signori, è andata anche questa gara. Già era faticoso. Mamma mia che disastro. Mamma mia che disastro. Non possiamo tenere giù il piede perché sennò ci schiantiamo contro i muri. Fai attenzione a non bruciare le gomme. Che ha detto? Previsioni del tempo. Bollettino meteo. Il segnale è disturbato, ripeti. Ma vaffangu. Io ripeto, eh. Bollettino meteo. Ripeti, c'è un'interferenza. Vado io l'interferenza adesso. Scritto bollettino meteo. Mamma mia signori, difficoltà anche nel comunicare con i box, molto bene. Bollettino meteo. La tua ala anteriore è danneggiata. Che condizioni veicolo, ma vaffanculo. Peggioriamo la situazione. Ma te lo do io. Problema alle gomme, continua a mantenerle così. Ma porca di quella vacca, non ci capiscono dei box.
questa pioggia dovrebbe cessare presto, quindi occhio ai tempi sul giro, potremmo dover montare presto le gomme da asciutto. Sì, ma sono andate le nostre gomme al momento. Siamo solo al giro 6 di 18. Lo Sainz che ancora ci prova, forse su Alonso. Ci prova, ma non ci riesce. Il pilota davanti sta iniziando a creare un forte distacco. Ma che sta a dire? Non è vero. Anzi. Li abbiamo forse ripresi. Forse. Perché non mi giro. Non credo che la pista sia abbastanza asciutta da poter cambiare le gomme. No. Manteniamo quelle intermedie ancora un po'. Attenzione Sainz. Madonna, se mi fa inchiodare però, eh. Noi perdiamo tanto. Nessun problema alle gomme da riportare. Concentrati sulla gara. C'è una nuova strategia disponibile sul DNF. Si è buggato. Non mi fa vedere la strategia, amico. Va bene. Ma va bene cosa? Cosa ho fatto? Va bene cosa? No, vabbè, sta impazzendo il gioco. Abbiamo perso su quelli davanti. Norris ci sta rompendo le balle. Ma intanto facciamo danno dell'ala. Non sistemarmelo. Non ho capito a cosa abbiamo dato l'ok, ma va bene. Piano. Piano. C'è una nuova strategia di gara disponibile sul DNF. Dai un'occhiata. Magari non qua che siamo nel misto. Madonna che fatica. Abilitato? Oddio. Vedete che si sta asciugando. Io non mi fido molto però. DRS consentito. Ripeto, DRS consentito. E niente, si è buggato. Conferma modifiche. Ok. Non so cosa, ma ok. Hard? No, le medie? Ci fidiamo? Oddio, non so neanche se le montano subito o se le montano dopo. Ricordiamoci che abbiamo anche un piccolo danno all'ala. Quasi quasi farei sistemare a sto punto. A sto punto sì, dai. Vabbè, signori, ci proviamo. Magari non entriamo così. Nel senso, usciamo dalla nube di fumo. Vabbè, ci sta, signori, onestamente. Non ho mai provato neanche l'ingresso ai box. Figuriamoci sul bagnato. E poi mi prende giustamente il comando. A metà chicane. Vabbè, comunque signori, oggi è un po' un mezzo disastro. Sarà anche peggio quando ovviamente usciremo dai box, perché ci cambiano anche l'ala. Ma se iniziamo a girare sull'asciutto e l'alettone è danneggiato, direi che è un bel casino. Andiamo un po' dietro, ok. Ok, evita la linea bianca uscita dai box. Ma non sembra asciutta la pista comunque. Ci mettiamo una penalità per guida pericolosa. Sì, ma avete... No, vabbè, però va bene tutto, ma... Ma mi cacciate fuori a 200 all'ora. Sto tenendo letteralmente il freno. E io lascio tutto adesso, anzi, tocco già il freno. E che cazzo, guarda come mi butta fuori. Ma non sembra tanto da asciutto, però
Mi fido, eh. Mamma mia, che disastro di gara, signori, ma... Concentrazione ai massimi livelli. Piccato per cercare di stare nel DRS di Zhou. Non a piano. No! Prodolo di merda. Uno, non abbiamo DRS. Allora spremiamo tutto l'ERS. Adesso forse si sta asciugando la pista, mentre siamo solo all'ottavo di 18 giri. Mamma mia, che fatica oggi. Le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con tranquillo. Questo freno di gomma. Il distacco da quella dietro è 2,5 secondi. Guarda che marce corte ha sta macchina. Ah, quel muro lì ormai sta su la nostra firma. Attenzione DRS su Zhou che si sposta a coprire l'interno. Stiamo esterni, prendiamo un po' di sci anche di Gasly. Bello, che sorpasso. E chiudiamo il sorpasso. Adesso dritti a puntare su Gasly. Che laggata. E c'ha sto problema. Attenzione, attenzione, bandiere gialle. Bandiere gialle, qualcuno si è schiantato, si è girato. Attenzione Fernando Alonso, a sorpresa. E questo è il karma. Dopo il contatto verde avuto con lui prima di... laggatona. Mega laggata, abbiamo perso un sacco di tempo però. Siamo così in zona punti. Incredibilmente. Ui. Madonna, però sto assetto qua è un assetto suicida. Questo è il distacco dall'auto di fronte, 1,5 secondi. Vai tranquillo, rimarrà tale se non addirittura di più. Però almeno Zhou è fuori dal DRS, molto bene. Questa è una buona notizia. Abbiamo tra l'altro anche dei problemi al cambio, giustamente. Sarà da sostituire senza ombra di dubbio per il prossimo Gran Premio. Le gomme posteriori già mi stanno dando dei problemi, C'è un problema di marce o sbaglio? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri.
Attenzione signori, splende il sole adesso su Baku, siamo all'inizio del 17° giro, nonché dell'ultimo. Ecco. Le gomme, come potete vedere, sono distrutte lato posteriore e stiamo cercando piano piano di riagguantare Gasly, che ha avuto un crollo devastante negli ultimi due giri e infatti abbiamo guadagnato un sacco su Piastri, ma un sacco anche su Gasly. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa. Sì, anche quello, guarda, lasciamo perdere che è al 70%. Quantomeno Gasly superarlo non sarebbe male per dare un po' di morale. Per carità, un decimo posto dopo questa gara iniziata sulla pioggia, con danno anche alla Lettone, partendo undicesimi, non sarebbe neanche un risultato poi così malvagio, però abbiamo la nona qui a portata di sorpasso forse. Proviamo a sfruttare un po' l'ERS. Un po' tanto l'ERS per avere DRS, ce l'abbiamo. No, ah ok, mi sembrava. Vai di DRS signori per l'ultimo giro di fuoco, speriamo. Proviamoci su Gasly. Ok, ultimo giro, portiamo a casa il risultato. Molto difficile però, con le gomme così usurate. Con pochi punti di sorpasso a disposizione. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Attenzione! Prova a gettarci la sabbia in faccia, Gasly! Bloccaggio per lui, bloccaggio leggero. Andiamo con l'ERS. Lo riaccendiamo qua, vai di scia. Non ne abbiamo abbastanza. Attenzione, l'Alpine molto veloce sul rettilineo. Forse non è abbastanza lungo. Attenzione, ruota ruota, il photo finish. Il sorpasso incredibile all'ultimo giro. È una mega laggata anche. Forse devo abbassare un po' la qualità. Nel parco chiuso. Mamma mia, sorpasso negli ultimi 100 metri su Gasly e guadagniamo un onestissimo nono posto con tutte le difficoltà del caso. Mamma mia che fatica, ecco che fatica questa gara, una gara mamma mia, faticosissima. Saltiamo ovviamente la vittoria della Red Bull, credo doppietta in realtà, perché credo che sia proprio una doppietta la loro. Charles Leclerc conferma la sua prima posizione in classifica, staccando vediamo, ulteriormente gli avversari no. Per il titolo. E dopo infatti gara, Leclerc, Perez addirittura quarto, è finito. Dunque, caro Davide, passa il giro veloce. Ti definiresti il miglior pilota della giornata? Oggi Max Verstappen ha guidato con una tranquillità. No, Stroll da 22esimo a 14esimo. Davvero campione. Buon Vesti. È stato lui il mio preferito. 20esimo. Assolutamente. Okay. Vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori. Beh, è stato un fine settimana di Formula 1 davvero entusiasmante. Il giro veloce 46,7 con gomma dura, insomma. Momenti di incredibile Formula 1.
più o meno in linea con Gasly. Sì, ci sta. Diciamo che questa posizione è decisamente la nostra. Dai, siamo riusciti a ridurre i danni il meno possibile. È stato un weekend abbastanza complicato, oserei dire. Leggermente complicato. Però si guarda avanti, signori. Andiamo avanti, rivalità col buon Bottas, stravinta direi, 5-2. E la fama, 1600 la ricompensa finale di fama, pensavo un po' di più. Comunque, batti il tuo rivale in gara e sono soldi, soldi molto importanti perché dobbiamo sviluppare ovviamente tutte le varie strutture. Però siamo pronti per dirigerci verso il quinto appuntamento di questa stagione, che sarà il Gran Premio di Miami, che è tra esattamente 3 giorni, quindi... insomma, evento del personale. Allora, un aggiornamento del sistema privato ha causato degli errori di compatibilità con il nostro software di simulazione. I tecnici dicono che il problema è risolvibile in giornata, ma nel frattempo Vesti non potrà usare il simulatore. Come va che impieghi il suo tempo? Palestra, concentrazione più 7, riflessi più 7. Facciamo riflessi più 7, rifiutiamo, dai. Ben fatto. Grazie. Bene, prego, prego. Ok. Vediamo, attività, allenamento riflessi che abbiamo già fatto fare praticamente. Andiamo ad aumentare quella che è la fama della nostra scuderia. Là. Avanziamo col tempo e arriviamo a questo punto al Pirelli Hot Lap. Siamo a Miami, signori. Io direi che per oggi ci possiamo salutare qui. È stato un gran premio difficile e onestamente sono molto 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 affannato, perché è stato anche... parecchio faticoso a livello anche fisico, sia per il caldo sia per come si è evoluto tutto il weekend. In realtà di grosse difficoltà. Comunque andiamo anche a cambiare qualche componente, perché insomma iniziano a dare, per carità, 55%, potremmo continuare a usarlo, ma visto che cambiamo un po' in blocco tutto tranne magari questo 40, lasciamolo questo qua. Il cambio ovviamente sì, facciamo così e niente, 3 componenti li andiamo a cambiare, non avremo penalità, ma andiamo più che altro a fare un po' di ricerca e sviluppo lato aerodinamico. Vediamo che siamo penultimi effettivamente, però non abbiamo sconti. Lato telaio abbiamo degli sconti? No, non abbiamo sconti. Insomma, lato motore che non ci serve, però visto che è scontato, che fai? Te ne privi? Eh no. Lato resistenza, poco sconto, 14,4. Questo costa troppo. Facciamo che andiamo comunque a migliorare flappa alla secondaria o gli specchietti. Gli specchietti fanno tanto, quindi facciamo gli specchietti. E se riusciamo a livello telaio, cablaggi, punti insufficienti, 650, mannaggia. Qualcosa da poco? No? Li teniamo, va bene, perfetto. Signori, come detto, vi ringrazio e vi invito a lasciare come sempre un like e un commento. Ci vediamo a questo punto con il prossimo appuntamento di Miami e con un prossimo video. Alla prossima, ciao ciao.